Allora, oggi parliamo di questo litigio che c'è stato fra Corona e Ilary Blasi. Oggi il vero potere, non è la televisione, oggi il vero potere sono il web, i social, non solo in Italia e nel mondo. Ed è una frase che Corona, io ho guardato il video di questa situazione che è successa, me l'hanno mandato, mi hanno chiesto di discutere, ne voglio parlare proprio non tanto per quanto riguarda quello che comunque è successo fra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, ma volevo analizzare questa frase che Corona ha detto in una hall, di questo, credo era in un hotel, quando lui diceva proprio questo, che il vero potere oggi sono i social, sono il web, non è la televisione. Cioè, cos'è successo? Allora, da quello che ho capito, mi hanno mandato il video, l'ho guardato, io la trasmissione guardo oggi pochissima televisione, quindi non ho guardato quelle puntate. Guardai all'inizio 10 minuti questa puntata di questo Grande Fratello VIP, dove sono più famoso io di tutti quelli che ci sono dentro, non riesco a capire poi dove ci sia il VIP dentro lì. Allora, deve essere successo praticamente che durante il programma i due hanno avuto un battibecco su delle questioni passate. Adesso non ho capito bene che cosa sia comunque successo, e ad un certo punto la Blasi deve, non so se per ordine della Blasi oppure lo hanno fatto in studio, diciamo che hanno abbassato il microfono e quindi a Fabrizio Corona non gli è stata più permessa una replica. Cose che comunque hanno fatto tante volte anche con me quando sono andato in televisione, nel momento in cui magari il politico di fronte si trovava in difficoltà, mi toglievano un po' la voce. E questa qui secondo me è stata una cosa molto sbagliata, perché se lo inviti lo devi far parlare, abbassando così e non permettergli una replica, cioè ci fai un po' la figura tu. E poi giustamente lui ha detto questa frase, ha detto tu mi spegni, ma il potere vero oggi è sui social, il potere vero oggi c'è il web, cioè il potere vero ce l'abbiamo noi del web, cioè noi siamo oggi più forti, noi blogger, video di denuncia, il web è più forte, ma non solo in Italia, nel mondo. E quindi secondo me la televisione sbaglia a fare queste cose qui, sbaglia prima di tutto a non unirsi, diciamo, con il mondo del web, sbaglia a non invitare in televisione i personaggi web più importanti perché li porterebbero milioni di follower, migliaia di follower, e soprattutto la televisione sbaglia ancora avere questo atteggiamento un po' di arroganza nei confronti, diciamo, è vero, Corona è un personaggio molto social, è un personaggio molto social, e quindi sicuramente lui che ha una forza forte a livello di social, cioè praticamente risponderà, cioè lui è seguito, anzi è molto più forte oggi social, se dovessero uscire i dati di ascolto reali delle trasmissioni televisive, non so oggi come finirebbe per molte trasmissioni. Allora, io non do ragione né a uno, non do ragione neanche all'altro, perché non so la questione, non mi interessa se c'erano delle cose contro di loro. Può anche darsi che magari, visto che magari il programma non aveva molto audience, sia stato magari anche costruito, non è neanche da escludere che magari questo teatrino sia stato voluto per portare un po' più di interesse, non lo so. Però mi è piaciuta molto questa frase di Corona, dove diceva che oggi il potere non è più televisivo, ma è quello dei social, è quello del web. E lì ha detto una cosa che comunque io dico da una vita, non sto difendendo il personaggio Corona, mentre facevo sicurezza l'ho anche conosciuto personalmente più di una volta, in una serata in cui lui era ospite, ha sicuramente un atteggiamento molto Guascone, chiamiamolo Guascone, un personaggio come lo vedete così, io l'ho accompagnato anche fuori da alcuni locali, lui è fatto così, è un personaggio un po' sopra le righe. Non mi fa impazzire Corona, vi dico, non è un personaggio che mi fa impazzire, però è un personaggio mediatico, un personaggio che comunque ha seguito, e chi ha seguito è una persona che comunque, cioè è una persona che comunque ha seguito. E quindi sicuramente va rispettato perché comunque si è costruito un successo, cioè Corona non è un
cantante, Corona non è uno sportivo, però Corona è uno seguito, è uno che comunque molte persone lo seguono, c'è chi lo ama, chi non gli piace, sicuramente ha un atteggiamento molto sopra delle righe, lo ripeto, quindi a me non mi fa entusiasmare molto, però diciamo che in questo caso avergli tolto la parola mentre lui comunque stava parlando, gli hai dato praticamente un rigore a un metro, cioè nel senso che comunque gli hai dato ragione, quindi mai togliere la parola alla gente mentre sta parlando. È successo a lui, è successo ultimamente anche al mio amico Fusaro, che mi ha scritto che gli è successo questo. Io continuo a dirlo, Diego, io non capisco come mai continui, vabbè. È successo anche a me tutte le volte che comunque sono andato in televisione. Togliere la parola è sbagliato, perché a me è successo non solo lì, ma è successo anche un episodio su una radio nazionale importante in cui io mi hanno chiamato loro, dopo che io ho scritto un SMS sotto, firmato Lambenedetto, subito mi hanno chiamato in quel programma famosissimo, perché ha detto, ma mi hanno chiamato subito, mi ha detto, ma scusa, ma tu sei il vero Lambenedetto? Che se no, ha detto, sì, sono io. Ah no, cazzo, ti mandiamo in onda, è un programma importante questo, della televisione. E poi quando ho iniziato a parlare di certe cose, si parlava di Putin, Russia, compagnia varia, mi hanno tolto la bocca, sotto si potevano scrivere messaggi e l'hanno massacrati dicendo, ma come ti permette, prima lo chiami e poi non lo fai parlare. Non far parlare la gente non è cosa molto buona, è per quello che io comunque, nonostante tante richieste che ho avuto nell'ultimo periodo, preferisco stare sui social, perché se io devo andare e non esprimere quello che io voglio dire, preferisco stare sui social, dove io almeno non ho l'interruzione, non ho il taglio, e quello che devo dire, il concetto lo devo dire, perché io non mi sottraggo per esempio a nessun confronto, però mi darebbe fastidio essere interrotto. Trasmissioni televisive, queste come Grande Fratello VIP, lo ripeto, sono più famoso io di quelli che ci sono dentro, non capisco certi tipi di trasmissione come oggi, io lo ripeto, sono programmi ormai vecchi, programmi che ormai devono inventarsi un mare di cose. La televisione deve diventare molto più social, deve legarsi molto di più al discorso, diciamo, social. E Corona in questo punto ha ragione quando dice che oggi il potere è molto più forte nei social rispetto comunque alla televisione. Un saluto a tutti, ciao ragazzi. Comunque, ecco, lo ripeto, io poi nella discussione che c'è stata non lo so, non l'ho capita, non so che cosa ci sia, quindi non sto né da una parte né dall'altra, però sicuramente quello che lui ha detto del potere web, potere social, ha ragione al 100%. Oggi social, il web è molto più forte della televisione tradizionale, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo.